Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e chi segue il canale sicuramente ha visto tanti video sulle onde radio. Se volete approfondire su questo, avevo fatto una conferenza che potete vedere qua. È una conferenza molto vecchia, ma è tuttora valida perché le leggi della fisica non sono cambiate. E attualmente noi abbiamo due bande che si utilizzano per far volare i nostri velivoli e per farci trasmettere anche eventualmente il video dal velivolo al cellulare o a uno schermo, una ricevente, eccetera eccetera. E se avete visto quei video lì e i limiti della fisica non sono cambiati, allora come fa DJI per esempio a dichiarare che il Mavic 2 che vedete qua riesce ad arrivare a 8 km teorici massimi, dove riesce ancora a sentire il segnale della nostra radio, non solo, riesce anche a trasmetterci l'immagine addirittura in HD. Beh, per comprendere questo farò un esempio. Se abbiamo una pallina adesso e la spingo sul tavolo, la pallina continua ad andare, a un certo punto si ferma. Perché si ferma? Perché c'è l'attrito, c'è la forza di gravità, c'è anche la resistenza dell'aria, se la spingiamo nell'acqua peggiora ancora la situazione e si ferma prima. Lo stesso anche le onde radio, a seconda degli ostacoli che trovano, si fermano prima. Ed è per questo che su questo canale non vediamo tanti sottomarini, perché le bande permesse 2,4 GHz e 5,8 GHz trovano tanta resistenza all'interno dell'acqua, per esempio, e non riescono ad andare più di un metro di profondità, specialmente la 5,8 GHz forse riesce a mezzo metro e non di più. Ecco, la stessa cosa le onde elettromagnetiche trovano nell'aria, delle interferenze che possono essere l'aria, l'umidità all'interno dell'aria, i corpi metallici che riflettono. Abbiamo le altre onde elettromagnetiche che vengono, diciamo, arrivano dal sole o arrivano da altri apparecchi, altri telecomandi che viaggiano sulla stessa frequenza. Insomma, ci sono tante interferenze. Ma come si fa, diciamo, perché altri velivoli riescono ad arrivare al massimo a un chilometro, chilometro e mezzo, massimo 2 km, e DJI dichiara 8 km? Beh, la cosa è alquanto semplice, ma alquanto anche complicata dal punto di vista della realizzazione, ma l'hanno realizzata. Ecco, però prima di iniziare a dirvi il come, volevo dirvi che questa è una distanza teorica e in alcune occasioni io ho provato il Mavic, sono arrivato al massimo a 600 metri e dopo si è interrotto il segnale, quindi quella è teorica, ok? Perché a volte gli ostacoli sono tanti e non riesce neanche il Mavic ad arrivarci. Per comprendere bene questo dobbiamo immaginare che abbiamo la nostra radio che trasmette il segnale, ma lo trasmette in varie direzioni, in tante direzioni. In tutte queste direzioni attorno al nostro telecomando, o potremmo dire anche la stessa cosa del velivolo che trasmette attorno a se stesso verso la radio l'immagine che sta filmando, ecco, attorno a loro ci sono degli ostacoli. Per quanto riguarda gli ostacoli fisici, che siano umidità o anche ostacoli fisici che siano magari una macchina, un aereo, un velivolo o un uccello, qualsiasi cosa, insomma, quelli sono una costante. Ma per quanto riguarda gli ostacoli o le interferenze elettromagnetiche, variano di frequenza anche. Quindi se la nostra radio sta trasmettendo su una certa frequenza dove c'è un'altra persona che sta trasmettendo sulla stessa frequenza, vanno a interferire. E tanti anni fa non si poteva, per esempio, volare in più di 4 o 5 persone in un campo volo, poi scendevano loro, volavano altri. Ma come facciamo adesso a volare in tante persone? Utilizzando una tecnologia che si chiama spread spectrum. Cos'è lo spread spectrum? Vado a prendere una radio e vediamo subito che cos'è. Quello che vedete sullo schermo attualmente è la banda 2,4 GHz e vedete che non c'è una trasmissione, o c'è una trasmissione molto debole, sarebbe il mio router che sta trasmettendo la Wi-Fi. Ma adesso se accendo la radio,
qua ci sono un sacco di frequenze da 2387 fino a 2487, abbiamo un 100 MHz di span, vedete che la radio non sta trasmettendo sulla stessa frequenza, ogni linea qua praticamente che compare e scompare praticamente dice che la radio quando è comparsa questa linea lì stava trasmettendo su quella frequenza, dopodiché adesso sta trasmettendo su un'altra, adesso quindi salta da una frequenza all'altra. Se abbiamo 8, 9, 10 radio, praticamente una salta e un'altra salta, una salta, un'altra salta, 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 e la possibilità di interferenza statisticamente diminuisce tantissimo, perché più velocemente salta da una frequenza all'altra, più sarà difficile che un'altra radio trasmetta sulla stessa frequenza nello stesso tempo, e non solo, anche se c'è una interferenza sarà in quella frazione di tempo, ma la frazione di tempo dopo non saranno sulla stessa frequenza, e quindi riusciamo a far stare sulla stessa banda più persone perché abbiamo questo fattore che è il tempo nel quale stiamo trasmettendo. Bene, adesso come potete notare sullo schermo non c'è nessun segnale, accendo il DJI Mavic 2 e vediamo cosa succede. Ok, vedete questo picco? Questo è il picco di trasmissione video. Andiamo a zoomare, vedere come si comporta all'interno. Ok, questa praticamente è l'immagine zoomata di quel picco lì, è un picco video, adesso non ho acceso ancora la radio e vediamo solamente la trasmissione video che viene trasmessa dal DJI Mavic. Vedete che compare e scompare, questi picchi compaiono, scompaiono. Questa è una tecnologia che viene utilizzata nelle trasmissioni ADSL, per esempio, nelle trasmissioni televisive via cavo, o anche per esempio il digitale terrestre. È una tecnologia che si utilizza anche nelle trasmissioni radio digitali. Ecco, questa tecnologia si chiama OFDM, ovvero Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Bene, rifacciamo uno zoom out e adesso ho allargato lo span a 200 MHz e vedete qua ci sono due picchi. Cosa sono questi due picchi? E la telemetria, i dati di telemetria che vengono trasmessi alla radio. Adesso che ho acceso la radio ho modificato le impostazioni per farvi vedere meglio come si comporta. Vedete queste lineette che saltellano tantissimo, questa è la trasmissione video, è molto incasinata, ci sono tanti dati che vengono trasmessi e quindi è una trasmissione, diciamo, quasi continua, non è continua nel tempo, ma è talmente veloce che quasi continua. Vedete questi picchi che invece si stanno generando? Questa praticamente è la trasmissione radio e telemetria tra il DJI Mavic e il telecomando. Qui praticamente viaggiano gli ordini. Adesso siamo sulla banda 2,4 GHz ed è qui che è riuscita ad arrivare alla maggior distanza possibile. Infatti la maggior parte del tempo la trasmissione, se la lasciate in automatico, andrà ad occupare la 2,4 GHz, tranne se ci sono tante interferenze, allora passa al 5 GHz. Andiamo a vedere qui dove stiamo trasmettendo. Adesso lo sposto un pochino qui, vedete come prende e si sposta la trasmissione video, ma comunque la trasmissione radio o i comandi vengono trasmessi su altre parti della banda. Sposto ancora, vedete che si sposta. Andiamo ad aumentare lo span così vediamo meglio. Questo è il nostro picco video, lo sposto di qua, vedete che si sposta. Se lo sposto di qua, tac, si sposta sulla banda. Questo spostamento, se lasciate le impostazioni in automatico, avviene praticamente quando accendete la radio, avviene una scansione che vedete qua ci sono tante interferenze, quindi lui preferisce non mettersi qua e si mette su una certa frequenza dove ci sono meno interferenze. Ecco, adesso sono passato al 5.8 GHz, passo anche di qua a quella banda lì per vedere cosa succede in quella banda. Andiamo a vedere, ecco, adesso sta trasmettendo sul 5.8. Sposto qua e vedete che la trasmissione video viene spostata.
e anche questa è la trasmissione invece dei comandi. Bene, in questo modo DJI ha risolto, diciamo, parzialmente il problema degli ostacoli che si possono trovare nell'ambiente, che ostacolano il raggiungimento di questi 8 chilometri teorici, così che la realtà si avvicini di più alla teoria. Bene, per capire bene qual è la differenza tra Oki Sync 1 e Oki Sync 2, andiamo alle origini. Le origini aveva introdotto questo sistema di trasmissione DJI con il Lightbridge. Il Lightbridge trasmetteva e gestiva tutta la trasmissione e i pacchetti tramite hardware, che costava tantissimo, e poi DJI si è spostato sull'OcuSync. L'OcuSync funziona praticamente come il computer e il cellulare, praticamente c'è un processore e dei microchip. La maggior parte del lavoro avviene tramite software che gira su quel processore, e quindi i costi si sono abbassati moltissimo e anche i vantaggi aumentati, perché se dovessero cambiare qualcosa nel futuro non devono cambiare tanto sul lato hardware, perché i chip di trasmissione effettivi sono sempre uguali, invece devono cambiare solamente il lato software, e il processore poi dopo processa queste cose e dice ai microchip che cosa fare. E questo è quello che hanno fatto. Infatti hanno, per esempio, con l'OcuSync 2 dato la possibilità di connettersi con due telecomandi allo stesso drone, o per esempio due telecomandi, un maestro e un allievo, o qualcuno, per esempio, che gestisce la telecamera e un altro che pilota, e in più anche degli occhiali. Questi occhiali per FPV non sono occhiali solamente per vedere, ma sono in grado di comandare addirittura da soli il velivolo, registrare esattamente come un telecomando. Sono in grado di trasmettere e ricevere il segnale senza anche avere il bisogno di né telecomando né anche il cellulare. Non solo, mentre l'OcuSync 1 prima della trasmissione scansionava la banda e si metteva dove ci sono meno interferenze, e durante tutto il volo continuava così, l'OcuSync 2 funziona in maniera differente. Praticamente fa la scansione, continua a fare la scansione durante tutto il volo. Eventualmente, se ci sono delle interferenze, non è solamente in grado di cambiare diciamo la posizione di questo picco di trasmissione video, spostarlo, ma in grado di passare addirittura dalla banda 2,4 GHz al 5 o viceversa, a seconda di dove è meglio trasmettere. In più l'OcuSync 2 è in grado di trasmettere addirittura più bassa latenza, e siamo anche in grado di trasmettere in modo regolare o in modo HD. Vedete che adesso diminuirà la quantità di dati nel tempo che può trasmettere, e qui vedete che aumentano i dati, e questo potrebbe essere molto utile, per esempio, se stiamo vedendo con uno schermo o con un tablet grosso per non so, cercare dei sopravvissuti a un disastro, o diciamo sorveglianza, eccetera eccetera. Una trasmissione in HD è più utile. Non solo, l'OcuSync 2 è capace di passare dall'HD mod, ovvero 1080 di trasmissione di risoluzione, al modo regolare in automatico se ci sono delle interferenze. Bene, spero di aver soddisfatto le vostre curiosità, ma se avete delle domande lasciatele giù nello spazio commenti, vi rispondo appena possibile. Nel frattempo vi saluto, e se non siete ancora iscritti cliccate qua per iscrivervi, e ricordatevi anche di attivare la campanella per ricevere l'avviso.